Morelli ancora una volta è qui per stupirci. Lei non smette mai di fare ricerca facendo arte, perché lei è allo stesso tempo un'artista creatrice e un'artista scienziata, perché da questo punto di vista opera la scienza. Io non dico scienziata nel termine, ecco, non andiamo al di là, ma è una scienza del fare. Lei ricerca, quindi come ricercatrice è coerente sempre e sperimenta un messaggio attraverso delle tecniche sempre nuove. Quindi questa volta possiamo dire che con animazioni la ricerca va ancora avanti e va avanti con una tecnica sofisticata, ma con un linguaggio che appare esteriormente, esteticamente anzi, molto percepibile, semplificato. E questo lo sappiamo bene, la sintesi è un'opera che può fare solo chi ha la visione del tutto. Lei cerca attraverso la grafia della matita sulla carta, sul fabbriano, di dare un fondo alle sue opere che disegna, poi passioni. Dopodiché lei dirà meglio cosa fa nel creare poi queste animazioni, che noi possiamo percepire unite e disunite tra loro. Purtroppo graficamente su qualsiasi testo compaiono statiche, noi le vogliamo animate, quindi invitiamo quante più persone a vederle, perché la percezione ottica è straordinaria. L'opera che è dietro, bene, è simbolo della mostra e in particolare della cartolina di Lupito. Si chiama Asteroidi, dove gli steroidi, che sono appunto amici di pillole, ma non proprio, sono quelli che animano il nostro vissuto quotidiano, che ci aiutano a star bene nei mal di testa, ci aiutano anche in delle fasi, diciamo, propositive, delle performance. Non andiamo tanto per il sottile, ma lasciamo capire tutto quello che c'è dietro. E lei fa muovere ogni steroide attraverso un asse suo, mentre lì si muove l'anima del mondo, della terra e dell'universo. No, un asteroide, vero? Una pietra che noi riconosciamo spaziale, ma anche larica della nostra terra, secondo un asse rotatorio da sinistra a destra. L'impressione ottica è che si muova in questo spazio, però lo spazio è sempre immobile e anche nelle altre opere rimarrà così. Ho parlato solo di questa, ma potremmo andare avanti perché ci sono opere straordinarie. Tra l'altro Carla ha sempre una marcia in più nel dare titolo alle sue opere. Io dicevo una mise en scène che è una mise en jeu, perché è un più puro al suo. Lei si collega a queste immagini attraverso un'evocazione molto particolarmente felice della fantasia, quindi è un viaggio della nostra fantasia, è un coinvolgimento dell'artista all'utente, al fruttore, allo spettatore, che non è solo passivo, ma diventa in questo caso sempre. La dinamica delle due opere. No, invece di dinamica, perché la dinamica è, l'arte, se è veramente arte, presuppone sempre un movimento interiore, un bisogno di esprimere. Ma possiamo forse parlare di cinetica, che è il gioco e lo sfizio di queste opere, dallo stupore infantile di quando l'ho scoperto per un caso, così perdendo il tempo al computer, ho scoperto che si potevano mettere in moto le cose, e quindi poi da lì ho cominciato a applicare questa cosa ai miei disegni, mi sono divertita tantissimo. Quindi diciamo che l'arte cinetica non fa che, cioè,
l'aspetto cinetico di queste opere è una maniera di aumentare la visionarietà. Materia, peso, volume e massa, poi libertà e fantasia, la cifra che caratterizza le opere di Carla Vipari. La cifra è proprio il fatto, io mi sento sempre che devo migliorare e che ogni occasione è buona per farlo. Allora mi impegno molto in questo perché voglio vedere che sperimentando questo, facendo questo, è il migliorare, che cosa vuol dire, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista poi artistico. Rarefazione, processo alchemico, quindi passare dalla materia, pesare dal peso della materia all'energia della materia, cioè liberare l'energia presente nella materia. Questa è una cosa che vale per tutto, per l'arte in particolare, anche perché più alleggerisce, più comunichi e più anche appunto sperimenti con libertà, senza un dono del tempo che te ne freghi anche via via andando di quello che può essere, quando dice che no, ma può sembrare questo. Ecco, questa è la grande leggerezza degli anni che per l'altro verso per me è la gioia di sperimentare fregandomi di quello che può essere, può sembrare come viene catalogato. Tranquilla. I due maestri. Il vulcano. È stato il mio grande maestro d'arte, perché il rapporto col vulcano dell'isola di Vulcano mi ha fatto passare, ma ci vuole dalla potenza al fatto, la frequentazione con quel cratere, con i suoi anfratti, mi ha insegnato tutto, nella vita e nell'arte. Se dovessi aggiungere a Bocce Fede un'altra opera a queste esposte, cosa inseriresti nella vostra? Ma io tengo un'altra cosetta che volevo fare, un altro gioco di parole che si chiama elefante, e lo tengo proprio che mi un elefante che le orecchie sono due ante che si aprono e si chiudono. Questo non ho avuto il tempo di farlo, ma l'avrei dovuto fare. Quindi uno scopo, un antipista, in attesa di questo elefante di Carla Vipari. Esatto, bene, esatto. Grazie Carla. Elefante persiano. Persiano, e quindi grazie Carla. Grazie a te. Persiano. Che sia possibile. A sinistra. A destra. In giù. Movimento ondulatorio e sussultore. A sinistra. A destra.
stesso prodotto, grande manualità, grande creatività, però l'espressione in questo caso rivela una sostanza più quasi archeologica, direi, perché queste mani sono classiche giante e non sono delle mani reali. Si vede che hanno una materia dura, quindi vi propongono probabilmente un legno dipinto in oro che poi viene scrostato dal tempo, e diciamo che è il tempo l'anima di quest'opera. È un discorso che ha continuità, sembra diverso, lì c'è una luce dorata, cupa, marrone, del tempo, del fondo. Qui invece c'è un azzurro e un bianco idealizzato, perché è un bianco con l'ombra, disegnato con un'ombra che appare sulle gambe retrostanti e che poi illuminano questa animazione che è proprio sul fondo, che dà l'idea dell'acqua che con un piccolo movimento lacustre, non da mare, non è l'onda, fa ondeggiare la figura che si riflette. E qui siamo ancora di più in una parte che se non predispone all'arcaico, però parla del mito, e il mito del, sappiamo, Narciso che guarda se stesso, se ne compiace, si inebria di sé e cade. L'unicorno è l'animale per eccellenza del mito, siamo in un trasformismo d'eccellenza, perché qui è tutto il gioco, la mise en jeu di Carla. Il pipistrello non ha, che è fermo, con questo cielo disegnato sempre sulla carta Fabriano a pastello, e diventa pipimbrello e non pipistrello. Io direi un grazie ma senza confini, è come l'infinito, ha un'arte di legno. Prego grande, perché prego all'artista, ma tutti noi che guardiamo queste opere dobbiamo ringraziare Mario, perché ha avuto un'intuizione geniale e anche una sua esigenza sicuramente di trasformare lo spazio sempre secondo una nuova avventura, e proporsi in un tempo così avaro, per cui tutti quanti cerchiamo di mantenere il nostro, di non farli non trasformare nulla, di non impegnarci anche economicamente, no? In quelle che sono le trasformazioni, perché non nascono così. Uno spazio che può offrire questa funzione, l'eleganza delle opere, ma unita a una possibilità, una capacità interattiva con l'autore, ed è una galleria. A Napoli la conosco sicuramente come unica, ma credo che ce ne siano poche sul nostro territorio a poter affrontare un'esposizione di questo tipo. Quindi veramente ti ringraziamo col cuore, sappiamo che è un'esperienza nuova, geniale, la trasformazione non solo in video, ma attraverso i proiettori delle opere che vengono inserite con penne o cinture. Grazie.